Il responsabile del piano di zona S10, Antonio Florio, risponde ai due genitori di Padula che attraverso i nostri microfoni avevano chiesto all'ente assistenza materiale in ambito scolastico da affiancare alle insegnanti di sostegno per le loro bambine disabili, un servizio reso dal piano di zona negli scorsi anni e che quest'anno è venuto a mancare con grandi disagi per le famiglie che avevano chiesto chiarimenti al piano di zona. Circa 3 anni abbiamo fatto dell'assistenza a dei bambini disabili a scuola. Il problema è nato da che cosa? È nato dal fatto che nel 2014 il piano di zona poteva usufruire di risorse per fare assistenza domiciliare particolare, nel senso che noi invece di fare l'assistenza a casa abbiamo seguito il ragazzino, la ragazzina disabile all'interno della scuola. Per noi quindi non era un'assistenza scolastica, bensì un'assistenza domiciliare. Da qui è nata la confusione, in quanto si è pensato che noi come piano ci potessimo sostituire a quello che è un obbligo di legge da parte delle istituzioni scolastiche in merito ai collaboratori scolastici che devono fare assistenza materiale. Perché dico questo? Perché dobbiamo distinguere tra quello che è l'assistenza materiale da quello che è l'assistenza specialistica. Il piano di zona è tenuto a effettuare presso le istituzioni scolastiche assistenza specialistica. Assistenza specialistica che va dalla materna alla scuola media fino a come piano di zona, quindi come comuni. E per quanto riguarda gli istituti superiori, questo prima veniva erogato un fondo ad hoc da parte della provincia, che oggi invece è in capo alla regione, per cui diciamo in capo al piano di zona sono state individuate quelle che poi erano le competenze. Chiaramente noi non ci sottraiamo a quella che è una nostra competenza. Ora, da quest'anno quei fondi di cui parlavo precedentemente si sono esauriti, per cui noi oggi possiamo offrire alle persone disabili assistenza specialistica. Io capisco il rammarico di tante persone che hanno i figli a scuola e che devono avere assistenza, però purtroppo l'assistenza materiale di cui si parla, ossia il cambio del pannolino, l'accompagnamento in bagno e quant'altro, questo deve essere fatto dai collaboratori scolastici.